al loro ritorno gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Bezzaida. Possiamo anche benissimo chiamare questa città Međugorje. È strano, diciamo, il nostro comportamento. Voglio fermarmi qui per evitare due eccessi, due, diciamo, pericoli che ci possono essere. Da una parte, diciamo, sono stressato, stressata, ho mille cose da fare a casa, sono un po' da fare questo, quest'altro, quello da una parte, quello dall'altra, non ce la faccio più. Signore, dammi un po' di pace. Il Signore ci chiama per avere un po' di pace, ci porta fuori per riposarci un po', a Bezzaida, a Međugorje. E cosa succede? Ci riempiamo di impegno. E devo correre di qui, devo correre là, devo fare questo, devo fare quest'altro. Ci riempiamo la testa di mille impegni. E cosa succede? Che non ci riposiamo. Arriveremo a casa più stressati di prima. Il Signore ci ha dato l'occasione. E io dovevo andare a mezzanotte sulla croce, e io devo andare in parrocchia alle 3 del pomeriggio, e io devo fare quest'altro, devo alzarmi alle 4 del mattino perché così devo salire sopra. E cosa succede dopo? Stressati più di prima. Signore, ma dov'è che mi dai sfida in questa pace? Quindi diciamo, ecco, accogliamo, il Signore ci ha portati in disparte anche per riposarci un po'. Che non vuol dire stare a letto tutto il giorno, ma vuol dire posare il nostro capo sul suo cuore, ascoltare quel battito, quel cuore che batte per me. Posare il nostro capo sul cuore di Maria, che vuol dire sentire quel cuore che batte per me di amore. E lì ci si riposa, senza correre a affannarsi. Tenete presente che sì, la Madonna è apparsa alla collina, è apparsa nella casa canonica, è apparsa in chiesa nel coro, è apparsa nella vecchia sacrestia, è apparsa in chiesa, è apparsa qui, è apparsa alla croce blu, è apparsa. Noi vogliamo correre da tutte le parti, noi sappiamo che la Madonna è apparsa anche qui, perché Maria ha le sue apparizioni qui quando ci sono i pellegrinaggi e le eccetera. E allora ecco, dopo per forza. Allora, tanto per dire, stiamo tranquilli, veramente sentiamo quel cuore che batte, tutto il resto è in più. Io sono tra le braccia della Madonna, che mi importa il resto? Quindi il primo atteggiamento è quello di riposarsi, non stare a letto in camera tutto il giorno, ma sentire il cuore che batte. E il cuore che batte di Gesù, il cuore che batte di Maria, ce ne ho qui nella parola. Secondo, c'è una preoccupazione. Dobbiamo salire sul crige, basta che ora, qui e là. Ecco, io faccio semplicemente questa osservazione. Al di là che per vari motivi già lo sapevamo, ci siamo confrontati senza che io sentissi dopo tutte le mormorazioni, ecco, quindi vorrei fermare anche in questo, perché capita anche tra i frati e le suore di Maria, non ditelo però in giro, e neanche a loro, non ditelo, che le volte si brontola, sì, è così, mille problemi, poi si capisce che tutto si può risolvere in un attimo, quindi però non diteglielo a loro, però capita. Ecco, allora per evitare questo, al di là di qualche cambio, ma io vorrei far riflettere questo. Una volta ero contento perché con il gruppo siamo arrivati sul Krijevac prima che piovesse. Ce l'abbiamo fatta. Poi si è messo a piovere e abbiamo dovuto. Sapete che mi sono mosso la lingua? Perché? Detto, io ce l'ho fatta. Ma ci sono state persone, ho visto centinaia di donne, di bambini salire, iniziare il Krijevac in moto sotto la pioggia. Io ero contento perché ero sempre, non mi ero bagnato, e loro salivano con la pioggia. Un altro, noi scendevamo alle 9 del mattino dal Krijevac e c'erano gruppi
che sotto il sole come questo salivano senza puntolare, senza sapevano che dovevano offrire qualcosa, sapevano che il Signore chiedeva loro qualcosa. Noi invece cerchiamo le vie più comode, perché l'abbiamo sempre fatto, l'ho sempre fatto con i pellegrinaggi. Saliamo alle 4 del mattino, c'è fresco, così alle 8 siamo giù e facciamo quello che vogliamo. L'ho fatto, però il Signore è contento di questo sempre. Un altro mi tormenta sempre, te l'ho detto più volte quando facevamo la Via Crucis. Una sera la Madonna chiama Ivan e dice: ho bisogno delle vostre preghiere. Chiama il gruppo dei giovani, salite alla croce per pregare. Quella notte a luna pioveva come Dio la mandava, e loro col vento, con la pioggia, hanno accettato. Sono saliti la collina, quando arrivano all'ottava stazione, la Madonna poteva aspettare, aspettava ormai che erano all'ottava, poteva dire alla quindicesima, grazie. No, all'ottava stazione la Madonna dice: grazie per le vostre preghiere, mi hanno aiutato, hanno fermato l'azione del demonio, mi avete aiutato, potete tornare giù. Quei ragazzi secondo voi sono tornati giù? No, sono saliti nonostante l'acqua e tutto. Ecco, diciamo come tante volte noi scegliamo la via comoda. Allora, tenete presente che il primo che non vuole fare funerali qui a Medjugorje sono io, perché problemi ne avrei a riportarvi a casa che non ne pensate nemmeno. Ecco quanto dovrei avere. Quindi non ci tengo a fare il vostro funerale qui o a Benevento. Quindi si cercherà certamente di fare, però ha tutto uno scopo, ha una logica, c'è un cammino da fare. Ecco, allora diciamo, l'invito che vi voglio fare è questo: viviamo, Gesù dice, lo dico con le parole di Gesù, ogni giorno ha il suo affanno, viviamo giorno per giorno. Oggi dobbiamo offrire la mancanza dell'aria condizionata qui nel salone e lo offriamo. Suderemo un pochettino, cercheremo di non far morire di asfissiato la persona vicino, mi laverò un po' di più, mi metterò un po' più di profumo. Ma offro questo. Il Signore domani mi chiederà un altro, mi chiederà di salire alle 9 del mattino al popolo e io glielo offro. Ecco, diciamo, viviamo alla giornata. Sappiamo offrire quello che il Signore sa che io gli posso dare.